Ancora Terran vs Zerg. Inizia questo terzo scontro dell'Italian Clan Championship Serie Season 5 Playoff, la sfida per queste semifinali tra i quattro migliori team. Noi abbiamo ovviamente soltanto due di questi quattro migliori team. Si tratta degli Old School Clan, entrambi i team, cioè il Team Orange e il Team A, spona nell'angolo. In alto a sinistra con il colore arancione fa parte degli Oskul Clan Team Orange, credo, Grufer, un giocatore molto famoso nella community, tra l'altro che vedo streamare molto spesso nel suo canale per quando ladder, un giocatore di Ranking Master Zerg, quindi vedremo come si comporterà, dovrà affrontare un giocatore anche molto molto famoso, lui nella community perché spona nell'angolo in basso, non per questo ma per altri motivi comunque spona nell'angolo in basso. A destra con il colore rosso fa parte degli Oskul Clan Team A Narcotic, molto famoso perché da poco è passato in Grandmaster, quindi un Grandmaster Terran decisamente. Credo che farà vedere molta skill in questo game, sono sicuro che Grufer non sarà da meno, quindi ci godremo ben presto molto spettacolo. Tra l'altro stesso game che avevamo visto in precedenza sulla stessa mappa, soltanto che questa volta il ranking è invertito, prima era un Master Terran contro Grandmaster Zerg, ora abbiamo un Grandmaster Terran contro Master Zerg e arriva subito da parte di Narcotic il 13, no, il 12 raffineria, quindi molto probabilmente Reaper opening per lui, mentre Acid Fest per Grufer, che comunque non vorrà lasciare niente al caso, secondo me darà spettacolo il giocatore degli Oskul Clan Team Orange, anche perché è in colore orange, quindi insomma vorrà mantenere fede a questo colore. Arriva 15 pull per Grufer, quindi per il momento macro game per lo Zerg, molto molto classico. Per il Terran invece apertura di non va di Reaper, quindi molto probabilmente Fast Fabbrica e successivamente Helion. I Reaper di solito sono utilizzati più che altro in leghe molto più basse per fare massa Reaper contro gli Zerg e Fast GG, insomma mi è capitato ogni tanto. Ma comunque parliamo di questo game, vedo piovere muli come fosse primavera e arriva subito la fabbrica, come vi dicevo, quindi probabilmente reattore entro brevissimo e entro brevissimo, sì, e successivamente switch con la fabbrica per la produzione di Helion. Non credo voglia aspettare gli Elbat per il drop, perché comunque vorrebbe dire già un passo più avanti. Intanto intercetta l'Overlord, il sorvegliante di Grufer Narcotico, con questo Marine aggressivissimo. Guardate, si vuole sudare la pagnotta. Sta cercando di portarsi a casa la sua prima kill, credo che ce la farà abbastanza facilmente. Arriva un altro Marine per dargli supporto da sotto il cliff. LSCV è andato un po' a scoutare, sono in arrivo anche 4-6 ding di cortesia, i primi 6 ding che di solito vengono prodotti, è finito quasi il reattore Narcotic, ora ci sarà lo switch e poi l'uscita delle prime Helion. I Marine subito sono entrati molto aggressivo, Narcotic va a piazzare la sua espansione direttamente nell'alloggiamento Natural, non ha fatto neanche il bunker, i Ding non possono fare granché, vanno avanti e indietro, Grufer buona amico da parte sua per non perdere neanche unità e non avere troppi danni, intanto abbassa il depot, lo rialza subito quando vede che stanno per entrare i Ding di Grufer Narcotic, a questo punto sta cercando di capire cosa sta facendo il suo avversario, intercetta subito l'SCV che stava finendo di costruire l'espansione, le Helion si portano a casa. Sulle loro prime 5 kill lascia un Ling solitario per distruggere questo SCV, non ha praticamente danneggiato queste Helion che possono andare anche tranquillamente a fare danni in base avversaria, ma ci sono già 4 Queen, andiamo a vedere un po' le unità in campo, 26 droni contro 22 SCV è un muro, 4 Helion e 2 Marine, d'altra parte 4 Regine che si stanno raggruppando molto probabilmente per fare una festicciola alle Helion che stanno arrivando, comunque sono 4 Helion contro 4 Queen, quindi potranno fare una quadriglia.
Quasi sicuramente, insomma, tre per ora raccolgono queste quattro legno che non si sentono molto intimorite e proseguono dritte per dritte. Spona in questo momento la quinta Aelion, la quinta Queen, scusate, le Aelion vanno subito a prendere, a fare dei danni sulla linea mineraria. Gruther cerca di allontanare i lavoratori per non farli concentrare né mettere in fila, cosa molto molto disdicevole per quando ci sono le Aelion in campo. Intanto sono arrivate altre quattro Queen che erano in basso e cercano di fare più danni possibili. Vediamo a questo punto che è morta l'ultima Aelion, 11 lavoratori distrutti, mi sembra una buona media soltanto per 4 Aelion. Vediamo un po' le unità perse. Sì, il vantaggio è per Narcotic in questo momento, che comunque ha guadagnato 400 di minerali in più rispetto al suo avversario con questo attacco, e sono in produzione già gli Elbat, deve aver finito quindi necessariamente l'armeria e anche il... No, non ha fatto ancora il... L'officina bellica credo che vada di un mech play. Il giocatore Terran potrebbe essere una buona alternativa, anche se, come sappiamo, quando arrivano le Viper in campo il mech play viene un po' counterato, anzi un bel po' counterato, ma comunque per il momento c'è soltanto un drop di Elbat. Oramai da quando ci sono mine Elbat e Marauder non si fa altro che droppare in casa Terran. 52 l'Opsi per Gruther, 57 per Narcotic, mentre seguiamo la Medivac che si sta dirigendo verso la base principale del giocatore Zerg. Anche sicura che non potrà expare molto velocemente, visto che ha lasciato due regalini nelle possibili seconde espansioni. Intanto boost sulla Medivac per arrivare direttamente sulla linea mineraria velocissimamente. Drop degli Elbat che vengono anche curati. Cerca di fare danni più che altro sui lavoratori, ma sono subito tutti scappati. Rimane soltanto una Queen. Stanno cercando di rientrare velocissimamente le altre 5 Queen. Oramai è una famiglia di Queen, sono in 6. E subito se la prendono con questa Medivac che si allontana, ha fatto moltissimi danni, eravamo rimasti a 11 lavoratori, sono diventati 12, ha perso soltanto un lavoratore in più, altre due Elbat in produzione, arriva anche la colonna delle Blatte, doppia camera evolutiva per gli upgrade che stanno andando avanti, sono più uno per l'armatura, più uno per gli attacchi a distanza. Dall'altra parte invece abbiamo gli upgrade per i veicoli, quindi quasi sicuramente un mech play, sarà molto interessante contro uno Zerg, vedremo un po' come se la caverà Narcotic, perché come vi dicevo le Viper sono abbastanza temibili. Ancora il drop con la Medivac che questa volta viene distrutta, allontana tutti i lavoratori, ma attenzione, gli Elbat sono dietro l'angolo, arrivano subito per arrostire quanti più droni possono. Ne ha già persi 3, altri 5, 6 kill per questo Elbat che si sacrifica stoicamente, ha allontanato tutti i lavoratori. Vediamo al momento 22 lavoratori uccisi da parte di Narcotic, 0 da parte di Gruther, che per il momento sta un po' soffrendo, infatti. Anzi, sta soffrendo molto, visto che Narcotic ha 88 di psi, ancora un drop sulla linea mineraria della base principale. La Medivac questa volta si è salvata, ma ha lasciato il suo carico di gioia, le due Elbat. 65 lo psi per Gruther, che è solo su due passi, deve decidere di expare velocissimamente, ma ci sono ancora due Medivac cariche di Elbat. Oramai sta continuando a fare sempre Elbat, questa volta tutti e due sulla stessa linea. Evidentemente ha capito che le Queen possono portarsi a casa agevolmente una Medivac, quindi è meglio avere 4 Elbat piuttosto che 2. Intanto allontana nuovamente tutti i droni. Lo psi scende, no, sale a 106 per Narcotic, 81 per Gruther. Questa volta gli Elbat cercano di counterare una sola Queen, ma sono ora in 6, quindi costretto a lavorare con tutte e 6 le Queen. Riesce a portarsi a casa due Elbat, ma comunque una nave medica si è allontanata. Ora sta ritornando indietro per droppare nuovamente su la Natural. Si ferma in mezzo, in bilico tra le due basi. Dicevo, deve cercare di espare velocemente Gruffe, perché è molto molto indietro per quanto riguarda la macro. Intanto ancora il drop sulla Natural. Queste due Elbat stanno cercando di, questi due Elbat stanno cercando di fare più kill possibili. Sono tre kill per un Elbat e uno per l'altro, ma arrivano le 6 Queen e non c'è più niente da fare nemmeno per la Medivac, che richiama nuovamente tutti i droni. Vediamo un po' le unità. Intanto un colpo ha fatto stordito queste blatte che erano piazzate qui per stendere qualche cosa. Deve aver capito che c'è una mina nei paraggi, e infatti sento il morphing di un sorvegliante da qualche parte, l'ho sentito, si nasconde. Dicevo, vediamo un po' ancora Elbat in produzione, altre due fabbriche, quindi siamo
quattro fabbriche con un reattore e un modulo tecnologico, arrivano altri, un altro reattore, un altro modulo tecnologico, un po' di spam di torrette da parte del giocatore terra. Intanto c'è un'armata della morte composta più che altro da Elbat e da un carro e un Thor, con il supporto anche di una Medivac e di una Viking. Le Queen, vedremo come se la caveranno. Comunque possono fare molte transfusion. Arrivano le Blatte per dare supporto a questa unità. Va via subito il tank con attacco delle Blatte. Ottime le transfusion da parte di Gruffer. Narcotic cerca di difendersi, ma rimangono soltanto il Thor e 4 Elbat che possono essere facilmente counterati da queste Blatte. Si sotterrano le Blatte che erano leggermente ferite per non essere distrutte. Intanto un'altra transfusion sta combattendo contro due Elbat solo con le Queen. Sono morte un po' di unità, ma credo che ora sia in vantaggio Gruffer per le unità distrutte. Intanto mi sono perso un drop ancora di Elbat sulla base principale di Gruffer. Narcotic ha fatto ancora altre kill distraendo sull'attacco con l'attacco principale. 4 uccisioni per ciascuna delle due Elbat. Ora ricarica l'ultima Elbat sulla nave medica e ritorna verso la base. No, va a droppare probabilmente sulla seconda espansione, sta facendo tantissimi danni. Io voglio vedere quante 41 lavoratori uccisi da parte di Narcotic e 0 da parte di Gruffer. Veramente in salita per il giocatore Zerg, è riuscito a prendere la seconda espansione, ma la stessa cosa ha fatto anche Narcotic, che sta un po' dominando la partita. Le Blatte a questo punto si sentono abbastanza coraggiose, 2-2 di upgrade per loro, ancora un drop di Elbat per Narcotic, anzi doppio drop ancora, triplo drop su tutte e tre le basi, forse addirittura vedremo se avrà abbastanza quid per difendere tutto quanto in contemporanea. C'è comunque sempre una mina qui che deve aver fatto qualche danno, forse anche un biotumore. Intanto arriva il drop sulla seconda espansione, non farà molti danni perché comunque ci mettono tanto gli Elbat per fare dei danni. Intanto questi due nave mediche potranno andare a droppare sulla base principale, ma si dividono uno per la Natural, uno per la base principale. In costruzione degli Impaler al centro delle basi, subito inizia il drop su entrambe le basi. Vedremo quanti lavoratori ancora riuscirà a portarsi a casa Narcotic prima di fare dei danni. Intanto sotterrate le Blatte, arrivano nella base natural di Narcotic. Vedremo anche loro quanti danni riusciranno a fare. È riuscito a eliminare anche l'Impaler, sta cercando di reagire Narcotic, che comunque ha un buon esercito anche in base, cerca di fare molti danni sulla linea mineraria. 4 lavoratori uccisi per Gruffer, ma comunque piazzati i carri, non credo che ci siano più molte possibilità. Guardate come va avanti a distruggere tutto quello che trova davanti a sé Gruffer. Comunque lo Psi è sceso 96 per Gruffer, 155 per Narcotic. Si sotterrano le Blatte, ma arriva una scan provvidenziale per distruggere tutto quanto. Gli Elbat comunque hanno 2 di attacco e 0 di armatura, stessa cosa anche per i carri. Ancora un altro drop da parte di Narcotic sulla Natural di Gruffer. Vediamo i lavoratori distrutti, siamo 51 lavoratori contro 12 questa volta di Narcotic. Buona la giocata da parte del Terran per cercare di prendere tempo, ma guardate questo esercito, un bel po' di carri, sono 9 carri e quanti Elbat perché si muovono? 13, una dozzina di Elbat vanno in avanti, c'è anche il supporto di alcune mine, delle Medivac e di una Viking. La Viking è proprio per cortesia per allontanare i droni, i sorveglianti e i custodi. Intanto piazza le mine praticamente al centro della mappa, piazza subito tutti i carri in linea, probabilmente arriverà una scan e arriva il GG da parte di Gruffer.